Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo oggi un nuovo format che si intitola Wild World News. Che cosa faremo? Discuteremo insieme magari le notizie che abbiamo sentito e che vogliamo un attimino discutere tra di noi. Il nostro protagonista di oggi. Dunque, avete letto tutti di questa querelle che è stata portata in Parlamento con appunto il fatto che uno champagne che affina nella marina di Portofino ha suscitato molti dubbi e i francesi sono stati accusati di aver così utilizzato impropriamente il nome di Portofino. Fatto sta che appunto 8 parlamentari della Lega Nord si sono presentati, capitanati da Viviani, a chiedere appunto in Parlamento se è possibile utilizzare questa denominazione su una bottiglia di champagne e ravvisando anche qualche diciamo problema nell'interpretazione del disciplinare. Quindi un fatto abbastanza importante che ha creato un grande scalpore. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci con Emanuele Cotakis, che è il CEO di Jamina SRL. C'è qualche problema di connessione, vediamo se riusciamo ad avere la diretta. Vi saluto tutti. Ah, buonasera, buonasera, ce l'abbiamo fatta. Ciao Emanuele. Allora, un grande momento di pubblicità per la Liguria e per la nostra denominazione Golfo di Tiguglio Portofino. Ma vogliamo un po' raccontare cos'è successo veramente, perché tutta questa, diciamo, discussione. Uno champagne che è un vero champagne, no? Sì, allora, ti dico la nostra impressione qui in Jamin, no? Noi abbiamo interpretato la cosa come probabilmente un aspetto un po' publirelazionale, nel senso che analizzando gli articoli all'inizio abbiamo cercato di capire se era qualcosa che avevamo sbagliato noi e quindi se avevamo comunicato male o se c'era qualcosa che avevamo sbagliato. Poi alla fine abbiamo visto che l'insieme degli articoli erano mossi quasi come publirelazionali. Insomma, ci siamo fatti una grande risata e abbiamo continuato a testa bassa, tanto sai che noi siamo abituati a lavorare, dobbiamo studiare, dobbiamo innovare, ci sono un sacco di cose da fare, quindi abbiamo dato seguito, ma è importante chiaramente dare un pochettino di messaggi di trasparenza, no? Ovviamente il nostro primo prodotto, quello su cui è basato il brevetto di Jamin, è uno champagne OP. Abbiamo sempre detto che è una champagne e non possiamo chiamarla altrimenti, al di là del fatto che una denominazione sia diversa dall'altra, non perché ci piaccia di più o di meno, ma proprio perché champagne è champagne, non è che si può chiamare diversamente. Qua, Esatto. secondo me, c'è un po' di confusione, ma dico la nostra impressione, no? Il termine Portofino, estratto dalla denominazione Golfo del Tiguglio e Portofino, appartiene alla denominazione dei vini. Bene che io apprezzo tantissimo, tra l'altro, che sono vini del nostro territorio, ma la denominazione non è il comune e purtroppo noi lavoriamo in questo comune, cioè non c'è cosa da fare, quindi sarebbe difficile dire che operiamo in un'area diversa. Ma infatti facciamo questo, di attenzione, cioè comunichiamo che il nostro prodotto capo di quello figlio del brevetto della startup innovativa, che è la nostra società che nasce per cantinare sott'acqua, quindi noi non produciamo, questo credo che ormai sia un messaggio chiaro. Noi nasciamo come azienda specifica per il cantinamento subacqueo per studiare gli aspetti del cantinamento subacqueo, cioè questa è veramente la prima realtà oggi al mondo che fa solo questo. E abbiamo iniziato sperimentando con uno champagne, quindi il nostro partner francese si è prestato a una commissione di una cuvée dedicata a questo progetto per sperimentare, che poi è diventato un prodotto, seppur piccolo, perché la nostra produzione è sempre molto limitata, perché dobbiamo sempre sperimentare, a fare questo prodotto che è uno champagne OP. Ma siccome siamo a Portofino, siamo del territorio di Portofino, qua si è creato un po' di confusione. Voluta o non voluta, non sta a noi decidere. Beh, certo, magari l'articolo poteva essere scritto meglio. C'è scritto: i francesi scippano il vino sottomarino e Portofino dichiara guerra. Beh, tutto quello che è scritto in questo titolo, e te lo faccio vedere.
Sì, È falso, è è falso. Non proprio una battaglia di siamo nazioni, francesi, no? dai, non siamo francesi, siamo italiani, siamo tre soci fondatori autofinanziati che sperimentano in ambito scientifico queste tecniche. Abbiamo iniziato con lo sparkling wine, quindi con lo champagne nello specifico, ma siamo tutti di qua e siamo tutti italiani. E non siamo francesi. Non l'abbiamo scippato, cioè non abbiamo rubato maldestramente nulla, perché in realtà autofinanziandoci, anzi, compriamo quello che sperimentiamo e quindi investiamo direttamente. E Portofino, se fosse il comune, di certo non ci ha dichiarato guerra, anzi, di solito a Portofino siamo ben visti e sono piuttosto orgogliosi della nostra startuppina che ha fatto un po' di rumore in campo internazionale. Però, ti ripeto, secondo me fa un po' giornale, fa un po' politica, fa un po' tutto, è strumentale. Noi andiamo avanti col lavoro, l'importante è questo poi. Beh, importante anche che si parli di Liguria, che si parli di Portofino e che si parli anche della bella idea che avete avuto con questo brevetto, no, della cantina subacquea, perché di fatto è un brevetto. Ma guarda, allora, la cantina subacquea non è un brevetto. La tecnica applicata da noi nel cantinamento subacqueo lo è, nel senso che Esatto. Perché? a parte i romani e i greci che facevano questo magari inconsapevolmente, poi il primo ad oggi mappato è certo è uno spagnolo del 2003 che si chiama Perez, che già in Spagna cantinava sott'acqua, quindi pensa di quanti anni fa parliamo, e Esatto. da poco ho saputo che c'era già un'azienda giapponese che prima del 2000 sperimentava il cantinamento subacqueo. Insomma, noi abbiamo sviluppato una tecnica sul metodo classico per la maturazione isobarica, che è un parolone gigantesco, ma tradotto in termini semplici, yoga, significa che noi lavoriamo sulle masse energetiche di una colonna d'acqua per preservare quella che è la massa energetica interna che lega le CO2 all'interno del volume liquido dello spumante, nello specifico champagne OP. Ok, così abbiamo chiarito sempre di nuovo, champagne OP. Non cambieremo mai nome, si chiama così. Quindi la bottiglia è già pronta, quindi non è che fa una seconda fermentazione, è proprio una cantina. Anziché metterla, no, nella tua cantina, nel cavò, a riposare, a vedere che cosa succede, la si mette sotto il mare. Questo per spiegarlo a tutti. Brava, diciamola in termini semplici. È un modo per conservare il vino che però conservandolo in questo modo definisce un altro tipo di vino quando va in degustazione, no? La conservazione tradizionale ti chiama un po' di chiavi, che sono quelle della temperatura, l'assenza di luce, un tasso di umidità, tutte cose che in mare esistono. Ed è per quello che i romani già cercavano di sperimentare questa cosa dicendo almeno mi dura questa base vino. E noi abbiamo aggiunto un po' di componenti che fanno parte del brevetto, perché mettere una bottiglia in mare senza fare un po' di attenzione rischia di rovinare il vino, e abbiamo aggiunto quella che è la componente della massa energetica in colonna isobarica, cioè la stessa pressione della bottiglia equivale alla nostra linea di profondità. Questo non è ovviamente il brevetto, ma è il sistema che, legato a tutti gli altri elementi del brevetto, fa sì che diventi un brevetto. Brevetto di startup genovese, quindi italiana, italianissima. Italiani. Ah, qua l'unico straniero, dai, potrei essere io che sono di origine greca, però non sono francese, mettiamolo così. Esatto, io intanto volevo ringraziare tutti quelli che si stanno collegando. Andrea Marcesini, un produttore della zona dei Colli di Luni, scriveva appunto che nella laguna a Venezia avevano già provato a fare questo tipo di esperimenti. Laguna Venezia, ad esempio, Venissa con il suo vino autoctono col tradizionale Dorona, usava quest'isolotta che con l'innalzamento delle maree portava in acqua la pianta. E sono veramente forti anche loro perché hanno questo prodotto molto particolare. Non so se l'avete mai visto, è una bellissima bottiglia con vitigno Dorona in principe. Quindi sì, complimenti ad Andrea. Ma Mondo Underwater è gigante, non si può dire che fare cantinamento, cioè l'incrostazione non definisce un metodo, perché l'incrostazione è come la ruggine su una ringhiera, è lo stato dell'arte. L'incrostazione che fa il mare non è che tu hai inventato qualcosa, è come utilizzi il cantinamento che fa la differenza, partendo da che prodotto hai, quando lo utilizzi, in tiraggio, durante la fase produttiva, dopo la produzione, in maturazione, prima che avvenga la vinificazione, cioè l'uva. Arrighi con attività Esatto. all'Elba, fatto Nesos, no? Esatto. Ma ce n'è mille, c'è qualcuno in Sudafrica che immerge la barrique, ora ti faccio ridere però perché è bella sta cosa, immerge una sorta di barrique all'interno di un'autoclave
di acqua depurata di mare. E tu mi dirai, ma questa è una provocazione? Sì, lo è. È stata una provocazione all'FDA, cioè il governo americano dice no, i vini sott'acqua li vogliamo perché impattano il nostro ecosistema. Allora questo sudafricano ha detto va bene, allora io depuro l'acqua, adesso dimmi che non si può fare. Però è una continua sperimentazione e fortuna vuole che ci sono tante aziende che sperimentano. E poi chiaramente c'è qualcuno che magari non sperimenta ma sta provando e sta cercando di avere un risultato. Noi siamo partiti al contrario, abbiamo scritto il brevetto, abbiamo fatto l'analisi. E poi, visto che si trattava di champagne che non costa proprio 2 centesimi, abbiamo detto adesso regge, facciamo il test. E siamo partiti così. Certo, poi una cosa molto interessante è che tu sei anche uno dei fondatori di una sorta, scusa, di consorzio, no? Di vini che e sottomarini, quindi un progetto che viene condiviso da altre persone che non hanno avuto, diciamo, tutte queste, così, questi scudi alzati per quello che stanno facendo. No, anzi, è stato un acceleratore. Noi nel 2019, io insieme al mio collega Gianluca Grilli, tenuta del paguro per fare il nome dell'azienda, no? Una delle prime italiane, 2009, ha sperimentato lui la prima immersione nel Ravennese, ci siamo chiesti come poter collaborare. E da questo scambio di informazioni, perché ognuno di noi commette degli errori, no? È un terreno completamente inesplorato, quello del cantinamento subacqueo. Può essere un trend, ma allo stesso tempo, se approcciato in maniera errata, produce anche dei danni. Quindi tutti noi abbiamo fatto qualche piccolo errorino, insomma, che questo tavolo davanti a una pizza a Bologna ci ha portato a condividere un sacco di cose. E da lì è iniziata che abbiamo allargato ad altri colleghi e abbiamo iniziato a farci questi incontri web dove ci scambiamo le informazioni. Ed è veramente fondamentale. Da qua il gruppo di lavoro, io lo chiamo teamwork, perché in realtà questo è, non è ancora un consorzio, è ancora primordiale, però in realtà quello che si fa è esattamente quello che fa un consorzio, cioè ci diamo informazioni, cerchiamo di creare una letteratura, ecco perché conosco un sacco di cose underwater, e poi alla fine vogliamo normare in maniera garantista, perché tu che sei un degustatore ti dovresti chiedere la differenza tra una bottiglia incrostata che si chiama A e una bottiglia incrostata che si chiama B. Magari sono due cose diverse, ma se non te lo spieghiamo noi, come fai a saperlo? Andrea Marcesini commenta che nelle Cinque Terre per far tenere i caratelli in passato venivano, scusate un attimo, venivano immersi in mare prima della vinificazione e gli errori giustamente fanno crescere i progetti. Tra l'altro, una delle cose che io ammiro molto della vostra startup è proprio anche questa sostenibilità e questo rispetto perché immergete nell'area marina protetta di Portofino, quindi un'attenzione all'ambiente, quindi non andate a rovinare, devastare tutto quello che è il bello e la ricchezza del nostro fondale, e quindi siete molto Dai. Ma ben accetti nel comune di Portofino, no? diciamo di sì, cioè l'impressione è quella che siamo piuttosto graditi, e questa è un'impressione secondo me riscontrabile. Basterebbe fare un passaggio a Portofino o a Santa Margherita a chiedere di noi, e fondamentalmente difficilmente si sente parlare male. Ma anche perché noi rispettiamo già come persone, cioè siamo un gruppo molto ristretto, i founder. Che hanno questo tipo di atteggiamento già nella vita normale. E quindi quello che noi facciamo deve essere sempre profondamente rispetto, non ci impegniamo tanto a parlare di quello che fanno gli altri, ma ci impegniamo a metterci in discussione, a imparare. E la startup deve fare così, cioè deve comunque raccogliere dati, sperimentare, innovarsi e cercare di trovare soluzioni a quelle domande che in realtà non solo poniamo noi, ma pone ovviamente il mercato. Aria marina perché? Beh, considera che per noi è un estremo vantaggio perché siamo partiti con una base dati importante, cioè l'area marina dà tutte informazioni che per noi sono fondamentali, no? Possono essere chi è quel signore distinto con la barba? A Valentino Tesi gli rispondi tu. Salutiamo i sommelier che si sono collegati, i nostri colleghi, all'inizio c'era Tannina, Michela Isola, Andrea Senone, Valentino Tesi, miglior sommelier dell'italiano, quindi Ho già capito. grazie, grazie di essere tutti collegati. Ecco, non devo parlare di vino perché qua c'è una schiera della migliore sommelleria italiana, meglio che stia zitto, se no mi prendo la schiaffi. Allora, parliamo della startup, che quello invece per me è più facile, di che cosa facciamo noi. Tornando a noi, l'area marina ci ha dato un insieme di dati che ci hanno aiutato a identificare qual era il modello giusto per andare a fare cantinamento subacqueo con un prodotto finito. Cioè, tu sai che il nostro champagne è champagne OP,
perché in realtà conclude il processo in Francia, così come vuole disciplinare. Noi interveniamo nella fase dopo, che è il processo di maturazione, quella che facciamo normalmente nelle cantine, no? Se prendiamo una bottiglia di Barolo oggi, io e te, e lo vogliamo tenere 5-10 anni in casa, non è che facciamo proprio male, no? O Quintarelli, giusto per non parlare sempre delle langhe, però. Fatto questo processo, noi andiamo a intervenire in quella fase aggiungendo una componente che non esiste in terrestre, cioè la colonna pressoria contraria. Perché? Perché cerchiamo di preservare quella che è l'energia della massa liquida che è legante della CO2 nel volume liquido dello champagne, che ha una pressione immane al momento della produzione, stiamo parlando di quasi 6 bar. E per evitare che questa tensione si sleghi, sgonfiandosi, uso le virgolette chiaramente, nell'atmosfera normale, noi impegniamo una pressione uguale e contraria per far sì che la CO2 rimanga sempre molto amalgamata e ben performata all'interno della massa liquida. Da qua poi un insieme di cose che abbiamo dovuto strutturare, tra cui il tappofiltro. Tra l'altro, Cicinta. Certo. No, scusa, una cosa importante la devo dire, perché questa è veramente falsa, anche perché fa parte del nostro brevetto. Cioè, a un certo punto. Un politico, che è un biologo tra l'altro, ma sicuramente non è un enologo, dice due cose. La prima, si potrebbe entrare dell'acqua di mare. Allora, premesso che voglio dire, se entra dell'acqua di mare quando uno nuota e beve acqua di mare non muore, però chiaramente non è proprio la cosa ideale. Ma premesso che la teoria di fisica è molto chiara, una pressione di 6 bar può concedere l'ingresso di un agente esterno, cioè la bottiglia a 6 bar. Ora, se qualcuno riesce a dimostrarmi che con 6 bar di pressione, cioè 3 volte la forza di un pneumatico di un'auto, qualcosa può entrare, io giuro, cambio mestiere. Se me lo riescono a dimostrare con la pressione interna così, io cambio mestiere. Quindi spero di non cambiarlo. Poi magari qualcuno me lo dimostra e mi porta su Marte con un'altra gravità. Ma siamo Vabbè, sulla Terra. troveremo il cantinamento anche lì, dai. Qualcuno la fa. Simona Bizzarri sta chiedendo, la salutiamo, se avete avuto il permesso di immergere nell'area marina protetta. Beh, ovviamente non si potrebbe fare altrimenti, ce ne sono 5 di permessi per fare questo. È una lunga trafila ed è corretta perché l'area marina protetta ha proprio come primo principio quello di tutelare l'area. Quindi se noi andassimo così alla Carlona saremmo nel penale totale. Quindi abbiamo avuto la garanzia, l'autorizzazione di regione, provincia, comune e in ultimo. Capitaneria e in ultimo l'area marina che ha detto ok, ci avete valutato l'impatto ambientale, ci avete fornito i dati, abbiamo capito che questa cosa tecnicamente non impatta, bene, collaboriamo. Dov'è la collaborazione, Olga? Noi cerchiamo di sperimentare, ecco, siamo proprio questa startup scientifica che fa studi, collabora col DAGRI perché l'università ci deve dare le basi chimiche, quindi dobbiamo sostenere il nostro processo brevetto. Continuiamo a mappare e allo stesso tempo andiamo a raccogliere informazioni sul fondale quando andiamo a fare i controlli. In cambio, la nostra attività genera anche una parte economica che è un corrispettivo, una corrispondenza a quello che è l'impatto che noi potremo generare che sostenta l'area marina per tutelare maggiormente l'area. Ma ovviamente questa è collaborazione. Ti dicevo che l'area marina ci ha dato un dato importante, cioè qual è il più piccolo microorganismo di quella colonna d'acqua che noi poi abbiamo selezionato per ottenere questa cantina. E con questo dato noi siamo riusciti a creare questo tappofiltro di cui ti parlavo, che è proprio fatto apposta per evitare che qualche cosa vada ad agire sul tappo sughero, perché siamo i primi a non volere che la nostra bottiglia abbia un problema. Quindi quando si dice Certo. alterazione, carenze di emerticità, essere comunque difettoso, ma abbiamo proprio brevettato il sistema, onestamente, ripeto, biologia, io non so come sia, mi avvalgo di biologi, magari qua forse chiamare un enologo o un fisico non era male, o chiamarci, ecco, questa è un'altra cosa, non ci ha chiamato nessuno, è uscita la notizia senza che ci chiedessero nulla. Chiaro, magari il brevetto non gliel'avremmo dato in chiaro, però forse avremmo spiegato quello che spiego a te. Certo. Sarebbe Senti, stato. io volevo fare anche un po' vedere questa famigerata bottiglia e leggere l'etichetta, proprio per dare una corretta informazione. Allora, innanzitutto, ecco, questa qua, non so se la vedete bene, è la bottiglia de meno 52. C'è scritto Champagne meno 52 Chlorimarie Cotax. Le incrostazioni, perché sapete, magari ci sono, e faccio notare che questa è la bottiglia 573 di 3000. Quindi sono tutte bottiglie numerate. Quindi sappiamo già, guardando a scaffale, innanzitutto che è una bottiglia preziosa, solo a vederla così.
E poi c'è uno champagne. Ovviamente non si può utilizzare questo nome se il prodotto non è quello giusto. E nella retroetichetta viene spiegato che cosa c'è dentro questa bottiglia. Innanzitutto c'è uno champagne che viene dalla Côte d'Or, che viene dalla zona di Orville, vinificato e elaborato da Drapier. È un pino nero in purezza, dosaggio zero, quindi un Brut Nature, e le viti di questo pino nero, che in questa zona di Francia hanno trovato il loro luogo ideale, sono su suolo kimmerigiano, quindi ricco di fossili, di gesso, insomma, un terreno veramente molto molto adatto per la coltivazione di queste uve. E poi che cosa c'è? C'è anche scritto qua, meno male che ho gli occhiali, Underwater Wine Cave, 18 mesi, evoluzione in mare, nell'area marina protetta, Cala degli Inglesi, Portofino, Genova, in collaborazione con l'area marina protetta di Portofino. Quindi non si sta utilizzando la DOC, cioè la denominazione di origine controllata Portofino, si dice solo dove viene mantenuto questo vino a maturare. Sotto il mare, ma dove? Nell'area protetta marina di Portofino. Quindi è anche, permettete, anche una sorta di pubblicità reciproca, perché su una bottiglia di champagne c'è anche Portofino. Cerchiamo anche di vederlo, no? Nell'altro lato, ecco. È la Ed prima è un volta. prodotto che, secondo me, non lascia nessun tipo di dubbio. E guardate che tappo. Tra l'altro c'è scritto anche sull'etichetta di prestare molta attenzione a quando si apre la bottiglia, quindi tutti i warning possibili e immaginabili. E questo è il 18 mesi, che vi assicuro è uno spettacolo, ma questo vabbè, insomma, non è argomento di Wine World News, No, no. però lo è stato di altre degustazioni. Quindi nell'etichetta, infatti, voi non state a dire delle cose particolari, riferite quella che è la vostra esperienza. Olga, sai, è corretta la tua riflessione, no? Tu dici, ma dicono dove la immergono, cioè è chiaro, abbiamo una concessione, un'unità a Portofino, come facciamo a dire che lo facciamo tra Camogli e Santa Margherita? È un po' imbarazzante, no? E tra l'altro, quando lo facciamo, siccome chiaramente non abbiamo intenzione di utilizzare una denominazione che non ci appartiene, tra l'altro, voglio dire, visto che comunque lanciamo un progetto mediatico su un brevetto, ad oggi ci aiuta molto di più poter comunicare, visto che lo è, che è Champagne, perché la Golfo del Tiguglio, per farla breve, fuori dalla nostra nazione è meno conosciuta, ma per evidenziare, Certo. Champagne lo conoscono tutti, Golfo del Tiguglio e Portofino, oppure abbreviato solo Portofino, magari molto meno. Noi la conosciamo per evidenti motivi, viviamo qua, l'apprezziamo, la impreziosiamo, eccetera, eccetera. Io tra l'altro sono un fan, però lo utilizziamo nei termini di legge, cioè. Comunque la legge, che è la 238, dici, ma noi non siamo improvvisati, visto che siamo comunque tutti a base professionale, quindi o fisici o matematici o professionisti, noi leggiamo una legge che si chiama 238, che è la legge, scusami, questa è la denominazione, che è la legge che definisce come tutelare le denominazioni e come si etichetta. La 238 dice che quando tu devi per forza indicare un nome che è una denominazione, che tra l'altro la DOC Portofino è denominazione di origine controllata Golfo del Tiguglio e Portofino, e nel 2011, guarda caso, è stato introdotto, oppure se poi volete usarlo, usate Portofino. Beh, è chiaro che Portofino è un comune noto, ma poco a che fare con la denominazione, perché non è che il monte di Portofino fa tutta la produzione, parte da Genova, Orero, e arriva oltre Sesti Levante con l'ultima modifica, tra l'altro. Ma fatta questa considerazione, noi lo utilizziamo nei termini di legge, cioè tu la devi scrivere se sei obbligato, perché devi dire dove sei, cioè l'indirizzo della cantina, e nel nostro caso è molto evidente, basta che non superi 3 millimetri di altezza. Ora tu hai la bottiglia lì, ho visto che qualcuno la nostra bottiglia ce l'ha, e secondo me se prende il metro lo può vedere, cioè la parola carattere di riferimento X o O deve essere 3 mm massimo, se ti risulta più alta, noi abbiamo sbagliato. Direi proprio di no. Ah, lo so per certo, però chi ce l'ha può guardarlo. Così facevo prima. Tra l'altro, se vi interessa la legge, è legge 12 dicembre 2016, numero 238. Così informiamo un po', perché è giusto anche dare un contributo, visto che si parla di notizie,
Questa legge all'articolo 44,4 definisce proprio questa regola, ok? Però champagne deve essere scritto. E puoi pensare che noi non l'abbiamo fatto? Mi sembra che quella bottiglia parli da sola. Poi ho visto che c'è un sacco di gente. Io, sai che abbiamo 3.000 unità, quindi non sono tante bottiglie. Ce l'hanno i ristoranti stellati, ce l'hanno da noi selezionati e comunque l'alta sommellerie. Ora, poi ho visto che qua nei commenti molti dicono: io ce l'ho, io ce l'ho. Ho capito, sono i migliori sommelier d'Italia, grazie che ce l'hanno. Vogliamo farli parlare? Sarebbe. Vabbè, allora io mi ritengo fortunatissima. Salutiamo D'Italia, quindi questo non vale. Andrea Marcesini che deve andare. Grazie per il tuo contributo, sei stato molto carino a collegarti. Ciao Andrea, grazie. Grazie. Grazie, Andrea, grazie di cuore. Poi, su questo argomento, che cosa siamo? Cioè, se posso permettermi, ti dico cosa siamo. Noi siamo proprio una startup scientifica, né più né meno, che si è sviluppata nel cantinamento subacqueo. Cioè, nell'oggetto sociale, noi proprio dichiariamo, la prima riga della nostra società dice: società per studio, sperimentazione sul cantinamento subacqueo di prodotti vinosi. Cioè, noi facciamo questo, noi vogliamo esplorare questo, garantire questo, studiare questo. E tra l'altro, fortunatamente per tutti i soci fondatori, anche se ci ha impegnato parecchio, è un'attività collaterale, cioè è diventato una sorta di bisogno che si è trasformato in un'azienda. Come ci finanziamo, Olga? Beh, che quando sperimentiamo e facciamo cose che in realtà sono piaciute, le mettiamo alla contropartita commerciale, quindi le rivendiamo. E quindi tutti i nostri nuovi esperimenti, cioè chi compra il nostro prodotto, in realtà sta supportando l'attività di studio in università, studio di nuove tecniche, sperimentazioni nuove, formati nuovi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè quello che facciamo è questo. E questa è una cosa molto bella perché vuol dire andare avanti, pensare, creare e avere questo rapporto sempre con il vino, in questo caso con le bollicine, che fa proprio pensare anche all'ingegno umano applicato alla forza della natura, alla passione di chi appunto è vicino a questo mondo meraviglioso. È proprio un peccato però che non si possa trovare così facilmente, oppure qualcosa è cambiato, è possibile acquistare una bottiglia anche se uno non è un super sommelier famoso, un Per ristoratore. l'amor del cielo, assolutamente sì. Come ti dicevo, i nostri punti di, tra virgolette, di riferimento, perché questa bottiglia all'inizio aveva bisogno di essere raccontata, no? Erano i colleghi o l'alta sommellerie, che era in grado di raccontarti perché questa bottiglia aveva le incrostazioni e non sembra. Cioè, bisognava far capire che non era una lampada da comodino, ma che c'era dietro uno studio, no? Quindi, per poter spiegare che cosa c'era di differenza, avevamo bisogno di tecnici. Allora, quale posto migliore di un ristorante, magari con un collega sommelier molto bravo, in grado di spiegare questa cosa? E quindi noi abbiamo iniziato così. Poi, con la situazione Covid, abbiamo aperto un private shop dove all'inizio non si poteva neanche comprare. Cioè, noi chiedevamo: sei interessato? Benissimo, contattaci. E poi partiva la nostra telefonata, noi ti spiegavamo tutto. Cioè, prima di farti comprare, volevamo dirti cosa dovevi prendere, cioè che cosa avresti avuto in mano. Adesso, fortunatamente, vuoi Milano Wine Fest, vuoi un po' di punti e di palchi importanti, Sole 24 Ore, il premio della Camera di Commercio. Insomma, abbiamo avuto molti riscontri. Adesso forse siamo conosciuti, a parte questo pubblico redazionale che è uscito nel giornale, ma è un giornale locale, quindi mi fa un po' sorridere, e la mozione in Parlamento mi fa sorridere ancora di più, perché poi arriveranno a chiederci quello che ti ho già spiegato. E la risposta sarà uguale. Alla fine ridiamo anche su questo. A parte questa cosa, ormai la gente ci conosce. E quando ti approcci all'Underwater sai che Jamin è una certezza, perché insieme al nostro prodotto abbiamo introdotto i colleghi, tu lo sai, sei passata a trovarci qua a Santa Margherita. Ecco, non siamo in Francia, non siamo in Grecia, non siamo a Napoli, ma siamo a Santa Margherita, che tecnicamente, se non è Santa Margherita Portofino, quello che scriviamo, non lo so, non sarà di certo, che ne so, Sesto di Levante o Poi, Re. e poi anche il vostro nome è una parola ligure, non è certo un nome Genovese, brava. strano. Jamin è proprio genovese, quindi più ligure così non poteva essere. Jamin, per chi non parla genovese, lo diciamo che è divertente, e non è Jamin come ci chiamano all'estero in Francia, piuttosto no. Jamin significa proprio sbattimento, cioè Jamina. E noi abbiamo dato questo nome proprio perché sapevamo che era un lavoro importante, pesante, di grande studio, di parecchi errori.
e con tanta determinazione era da portare avanti. Ecco qua perché Giannini, cioè, questo vuol dire, non ha un altro significato. Poi, perdonami, hai ragione tu quando dici, ma l'azienda è italiana ed è un orgoglio per Portofino, per l'Italia. Sì, secondo noi sì, perché comunque siamo italiani e vogliamo dire questo. Ma non ci ricordiamo il fatto che è vero che per la prima volta uno champagne arriva in Italia sotto un metodo italiano. Cioè non abbiamo detto che per la prima volta scrivere Underwater su uno champagne accade con una società italiana che brevetta un sistema e che champagne concede questa cosa? Non l'abbiamo detto, non è un orgoglio questo. La proprietà intellettuale, il pensiero, i nostri antenati non avevano fatto invenzioni straordinarie come oggi, non so, il telefono, la lampadina, mi vengono in mente la batteria. Sono state scippate L'abbiamo dagli altri, guarda, belle, no? Guarda, No, però. insomma, tanti altri personaggi importanti, no? Ci diamo un piccolo vanto, ecco, in questo siamo stati i primi che dopo 300 anni hanno chiesto a Champagne, la denominazione, di apporre il termine Underwater. È stata una società italiana e dopo 300 anni il primo Champagne Underwater, se ce ne saranno altri milioni, comunque l'ha scritto una società italiana, anzi perdonami, ligure, anzi perdonami, genovese, anzi perdonami, del promotore di Portofino. Se questo Sì. non è, poi non siamo la denominazione Portofino, certo, lo sappiamo. Ma Quando non l'avete neanche mai dichiarato da questo punto di vista. E se poi stiamo anche a pensare come Champagne, no, difende il suo marchio, basti pensare al dramma del buon Ciro Picariello che aveva fatto il brutto contadino con il packaging dello stesso colore del Veuve Clicquot, che l'ha dovuto cambiare perché l'arancione ricordava quello del Veuve Clicquot. Quindi i francesi, oppure come anche Yves Saint Laurent, che aveva fatto un profumo e l'aveva chiamato Champagne, praticamente ritirato perché non si può usare il nome. Quindi questo vuol dire che se Champagne ha permesso questo, vuol dire che non è stata violata nessuna legge ed è stato tutto fatto nel rispetto reciproco che per esaltare un prodotto, non certo per sminuirlo o denigrarlo. E questo può essere solo, anzi, un vanto per l'Italia. Questa è verità, speriamo che sia un vanto. Hai detto la parolina giusta. Non è che l'etichetta l'abbiamo inventata noi, ci siamo seduti a un tavolo, abbiamo deciso di farla così. L'etichetta, per essere approvata in Francia e per portare la parola champagne, ha un numero chiaramente di autorizzazione, ha passato 21 revisioni. E certamente loro sono stati molto attenti alla parola Portofino. Tant'è vero che sono stati loro a indicarci qual era la misura massima ed ecco perché sappiamo di averla rispettata. Tra l'altro c'è anche una legge italiana che lo dice ed è del 2000. Appunto. Però detto questo, torniamo a quello che non è un problema, cioè il fatto che noi comunque abbiamo fatto bene con quello che facciamo, che è importante. Noi sappiamo che abbiamo uno champagne e comunicheremo sempre champagne. Sappiamo di essere figli di un brevetto, ma considera che prima o poi questi brevetti li apriremo a altri prodotti. Abbiamo già qualche richiesta da aziende italiane e per noi sarà un onore, ma il fatto di essere riusciti a dimostrare con una denominazione così forte, importante e attenta, come dici tu, che questa cosa aveva un significato, e beh, voglio dire, questo è un vanto per l'Italia, o per noi non lo può essere, non lo so, magari sì, dai, io Ma direi di sì. io sì, forse tutto sommato questo articolo può aver avuto di buono il fatto di, così, di muovere un po' le acque intorno a questo progetto e alla startup appunto che avete creato e a noi ha permesso di partire con questa idea di diretta in cui approfondiremo appunto le notizie dal mondo del vino, cercando di andare a parlare con i diretti personaggi e giustamente abbiamo sentito solo te perché sei tu quello che è chiamato diciamo, in causa, ecco, perché poi il resto era molto chiaro, scritto sui giornali, quindi non è che ci fosse tanto da aggiungere, ecco. E, io spero che questa vicenda, diciamo, finisca in maniera tranquilla e serena, anche perché sono senz'altro delle cose che portano via delle energie, secondo me, che uno potrebbe dedicare a ben altro.
appunto, soprattutto perché noi amiamo il vino, cerchiamo di comunicarlo, cerchiamo di portare avanti sempre delle innovazioni e questi, diciamo, rallentamenti sfiancano un po', nel senso che a volte, Ma ora insomma. posso No. dirti la verità, posso dirti la verità. Dimmi. Magari noi siamo un po' strani, particolari, però lo sai che a noi non ha rallentato nulla. Cioè, io anzi sarei contento, e questa è un'opportunità, sarei contento di andare in Parlamento direttamente, così lo spiego io al ministro. Perché? Perché probabilmente il messaggio arriva sbagliato. Poi il ministro probabilmente sarà più skillato della persona che probabilmente non ha compreso fino in fondo quello che scriveva o che dichiarava, o gli è stato riferito male. In entrambi i casi è chiaro che il fatto oggettivo è dimostrabile. Il fatto ipotetico in realtà rimane ipotetico. Poi un deputato può anche scrivere castronate, lo dice una legge del post-fascismo, perché così deve fare il suo lavoro. Se ha un dubbio può anche dire una castronata, poi qualcun altro deve intervenire. Infatti la mozione dice: io ho sto dubbio. Puoi approfondire tu con parto esperto? Ecco, quando ci sarà l'esperto, a me piacerebbe tanto poter dire quello che ho detto a te, però non ci ha tolto energie, Olga, perché l'abbiamo visto in maniera molto chiara. Sembravano dei publi redazionali per un'altra azienda e basta, è giusto. Chi paga la pubblicità è giusto che abbia pubblicità. Poi noi andiamo avanti con il nostro. Se possiamo chiarire chi siamo noi, la porta è aperta, Santa, siamo in via Cairoli 14, c'è lo showroom. Chi vuole farci sicuramente saprà tutta la nostra storia e la vedrà, né più né meno. Sì, tra l'altro ci sono dei bellissimi video e si possono anche acquistare le bottiglie, che insomma, per un regalo, per un'occasione speciale, ma anche solo Ma per non per le nostre. festeggiare il fatto che stiamo bene e Ma che non stiamo solo facendo per le nostre. qualcosa di terribile, va benissimo. Non solo le nostre, perché siccome sperimentiamo con i colleghi, abbiamo buoni rapporti, perché ci scambiamo le foto. Siamo raccolti tutti i colleghi con cui collaboriamo qua nello showroom. Così tu puoi prendere tutto quello che è underwater solo tramite lo showroom di Santa Margherita. Adesso abbiamo anche Ravenna, quindi anche Ravenna è un punto di appoggio per Underwater Wines. Abbiamo iniziato con questi due shop e il mondo underwater è chiuso in questi due shop. I primi due shop al mondo dove si compra solo underwater. È Fantastico, non male, ecco, non male. divertente. Senti, Emanuele, io direi che se nessuno ha da fare delle domande, proverai magari a salutarti, ci stanno salutando, Grazie. salutiamo tutti quelli che sono intervenuti, speriamo di aver chiarito appunto questa notizia appunto dello champagne che praticamente ha scippato il nome Portofino e quindi la città Ligure ha dichiarato guerra, ma abbiamo capito che non c'era motivo di fare tutto questo rumore, sarà chiarito nella sede più idonea e Simona Bizze, grazie per avermi fatto capire meglio, grazie a te Simona di essere rimasta collegata e di aver partecipato. E così appunto abbiamo cercato di appunto entrare dentro la notizia e di farci anche un po' le nostre opinioni. Quindi io ringrazio tanto Emanuele, ringrazio la sua pazienza, la sua presenza, saluto tutti. Dunque, aspettate che vedo una Possiamo domanda qua. salutarli tutti, guarda, io ho un sacco di persone, ho visto che alcune le conosco, altre no, poi in realtà mentre parliamo col cellulare è difficile vederli, io li saluterei tutti da Valentino a Tannina.it, alla Simona, tutti quelli che hanno scritto. Andrea, la Michela, Luigi, Bamboo Sunglasses che fanno occhiali da soli in sughero che ci ha mandato questo messaggio. Quindi, ciao a tutti e grazie di essere intervenuti. Andrea Marcesini, Cristina, Crivaz, Maurizio, visto Maurizio Vancalari. Grazie a tutti. Ci vediamo fra circa anche la Paola, giustamente, che ci siamo dimenticati la Paola. Ciao Paola. Paola. Noi invece ci diamo appuntamento fra circa 2 settimane, forse cambieremo il giorno, lo sposteremo a mercoledì, ma vi darò diciamo, la data giusta. E la prossima volta avremo invece
Un'altra notizia importante, e ce ne saranno delle altre nel frattempo, che sarà quella riguardante l'apertura dei ristoranti e la crisi, appunto, che stanno passando i nostri ristoratori, e avremo come ospite Enrico Vinelli dell'Osteria Ducale di Genova, che è stato promotore appunto di una protesta importante che ha visto tante persone scendere in piazza e anche bloccare proprio Genova. Si parla parlo di questa città perché è la realtà più vicina. Ovviamente sono tutte le proteste che sono nate. Quindi con Enrico parleremo anche un po' dei fatti che si sono verificati, anche dei fatti un po', diciamo, degli scontri che ci sono stati, ma cercando di capire anche il punto di vista di uno che ci lavora veramente dentro e che cerca di fare della cucina di alta classe. Ecco, quindi rimanete collegati sui nostri canali e seguite Wine Lovers Italy, seguite il profilo di Underwater Wine Caves per riuscire a capire tutte le meraviglie di questi vini sottomarini che appunto affinano in queste cantine meravigliose. Grazie ancora, Emanuele. No, Ti grazie. saluto. Ciao. Grazie Olga, un abbraccio a tutti e grazie ancora per la compagnia. E spesso Grazie. posso chiedere una cosa? Hai detto Sì? tra 2 settimane c'è l'appuntamento, mentre lo dicevi ho detto, beh, magari finiamo anche a Bruxelles in Parlamento europeo, quindi ritorniamo sempre noi. No, scherzo. Fantastico, fantastico, fantastico. Potrebbe Divertente. essere. Quindi ti saluto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie mille. Bene, vi faccio vedere il nostro bellissimo mondo. Wine World News, la prima puntata è terminata. Abbiamo parlato appunto con Emanuele Kotakis, CEO di Jamin, per la querelle che c'è stata rispetto a questo champagne nella riserva marina di Portofino. Ci vediamo tra circa 15 giorni. Grazie, grazie a tutti e a presto.